Sul computer. Buonasera a tutti, gli amici e gli associati di Liberi Oltre. Io sono Massimo Famularo, un po' mi conoscete, un po' ci sono. Con me c'è per la prima volta sugli schermi di Liberi Oltre Giovanni Di Antonio. Ciao Giovanni! Ciao Massimo e ciao a tutti gli ascoltatori. Benvenuti. Allora, guarda, adesso ti presentiamo, ti faccio dire due parole su di te. Dico come intro che questo esperimento di rubrica che proviamo a far partire si dovrebbe chiamare Next Generation, che richiama un po', diciamo, la Next Generation EU, il PNRR, i tanti soldi che arrivano in Italia, ma anche qualcosa sulle, diciamo, nuove generazioni. Una cosa che non è, diciamo, solo per i giovani con 2G, né nel bene né nel male, senza quote giovani e quant'altro. Insomma, una cosa un pochino sperimentale che vuole essere una provocazione, un coinvolgimento e soprattutto uno stimolo alla riflessione. E quindi, ricordando a tutti che Liberi Oltre l'Illusione è un'associazione alla quale potete associarvi, che di recente ha fatto il suo direttivo, e un bel canale YouTube con una serie di iniziative, direi, senza andare oltre, provo a 3 minuti per presentarti. Giovanni e Antonio, chi sei? Innanzitutto sono uno studente, quello che faccio nella vita studio. Sono al quinto anno di liceo scientifico, sono in classe 2003 e avrò gli esami di Stato a breve, Bocca magari al come, lupo. grazie, come diversi dei nostri ascoltatori. E poi l'anno prossimo farò un'esperienza un pochettino atipica guardando i dati. Quindi quella di andare negli Stati Uniti a studiare, più precisamente andrò a Boston, ad Harvard. Cosa dire più? Magari qualcuno già mi ha potuto conoscere per vie trasversali, perché ho tenuto il discorso inaugurale di Procida Capitale della Cultura 2022 davanti al presidente Mattarella e niente, ho avuto diversi riconoscimenti nell'ambito delle Olimpiadi di filosofia, quindi argomentazione filosofica e essay in generale scritti come argomentazioni effettive. Tutto Fantastico. qui, nient'altro da Ci dire. dici che cosa sono le Olimpiadi della filosofia? Certo, diciamo che quando si pensa, non lo so, alle Olimpiadi a livello liceale o anche di altri istituti, la prima cosa che si pensa, non lo so, è Olimpiadi di conoscenza, quindi matematica, sai fare queste equazioni, quindi filosofia, non lo so, sai cosa dice Socrate. In realtà non è proprio così. Si parla di filosofia come si parla molto di più nel mondo anglosassone, quindi una filosofia volta al ragionamento, strumento proprio di ragionamento, quindi inizi con una tua tesi e cerchi di argomentarla. Il migliore ad argomentare questa tesi a livello logico e proprio a livello di solidità, anche guardando appunto i dati, anche guardando le ricerche, vince. Non c'è bisogno di citare alcun filosofo, anzi io ne ho citati pochissimi, e tutto qui. Bello, guarda, secondo me questa cosa della filosofia, a parte che a me piace molto, e quindi magari ci torneremo un po' più avanti nelle nostre, diciamo, discussioni e chiacchierate future. E ultima cosa, diciamo, per concludere un pochino questa brevissima tua presentazione, e poi cerchiamo di raccontare un po' cosa vogliamo fare in questa Next Generation. E in che modo la vittoria di queste Olimpiadi della filosofia ti ha agevolato o comunque mostrato la strada per poi seguire, diciamo, questo discorso degli studi all'estero, insomma, in che modo ti ha anche in qualche modo aiutato o portato a avviare questa esperienza che comincerai l'anno prossimo a Boston? Diciamo che il sistema americano a livello di ammissioni è molto, molto cattivo, soprattutto quando si inizia a salire tanto alto nei rankings, che poi ci sarebbe da fare un discorso a parte, no? Su questa revisione olistica che loro vogliono fare dell'individuo e quant'altro. Quindi lì loro ti chiedevano anche di andare oltre al mondo curriculare, quindi di esporti. E nel mio espormi, tra le tante cose, ho fatto anche le Olimpiadi. Mi ci sono appassionato semplicemente perché è una cosa che facevo già, cioè nel senso è stato un aiuto immenso per imparare a scrivere, ok? Per farmi comprendere, per far anche per mettere in ordine le mie idee, però era un qualcosa che già facevo a tavola quando
dicevo a mio padre, non lo so, spegni il TG, iniziamo a parlare di qualcosa, queste cose così. E da lì poi è stato tutto quanto un effetto domino. Sicuramente la vittoria avrà aiutato sia da un punto di vista proprio di curriculum, sia da un punto di vista di incentivo a dire ok, allora tentiamo qualcosa in più. Fantastico, dai. Allora, poi se la rubrica va avanti, insomma, ci racconterai come va questa avventura a Harvard, giusto? Non mi ricordo se l'avevamo detto. E quindi per quello in bocca al lupo. E per il resto, invece, provando un po' a dire noi che vogliamo fare con questo discorso un po' di Next Generation, le due cose che insomma mi pare vogliamo provare a coniugare sono da un lato, insomma, un po' gettare un ponte, se vogliamo, tra le generazioni e quindi sostanzialmente capire un po', noi ci eravamo scambiati qualche idea, c'era anche quell'articolo del Post dove si vedeva magari quella forte dicotomia. Dove c'è praticamente la spesa delle pensioni in Italia, il più alto numero di NEET, eccetera, insomma, quindi parecchie chiacchiere. Ti direi, oggi invece, in questi giorni, stiamo assistendo insomma un po' al flop del referendum, che comunque diciamo è sicuramente una consultazione elettorale un po' sui generis, quindi in realtà no, non è necessariamente rappresentativa, però ci offre magari il destro per parlare un pochino di allontanamento anche dei giovani dalla politica. Tu come la vedi? Quanti dei tuoi compagni parlano di politica e soprattutto quanti lo fanno con cognizione di causa e non per mera, diciamo, squadrismo ideologico? Allora, mi sono informato un pochettino su questo flop. Si parla di dati, cose, cioè una presenza al voto più bassa della storia della Repubblica Italiana, quindi cose abbastanza 4,5% a Torino, una cosa di questo tipo. E la cosa si è inevitabilmente vista anche tra i giovani e soprattutto tra i giovani. Certo, questo era un referendum molto tecnico, certo, c'era bisogno veramente di volersi informare, quindi le persone non fanno quella spinta, non hanno quella spinta, però quando io sono andato effettivamente a votare, ad un certo punto, a parte magari qualcuno che mi conosceva, sembravo un mostro sacro, cioè una persona al di sotto dei 30 anni che era andata a votare per questo referendum. Questo è La mosca sintomo, bianca. esatto, questo è sintomo ovviamente di un forte distacco dei giovani dalla politica. Questa cosa l'ho notata anche e soprattutto con i miei amici, con le persone che comunque frequento, e anche quando si prova, soprattutto in ambito scolastico, a lanciare un pochettino un dibattito, a tentare di far girare le rotelle, c'è sempre non mi interessa perché è come se la vedono i grandi, no? Perché poi in Italia i grandi devono essere dai 40 anni in su, no? C'è Sì, sempre qua questa. siamo ragazzi fino a 35-40 anni, quindi Quindi ovviamente. Ma quindi se tu ora, senza andare, frequenti un po' il mondo di Libero Oltre l'Illusione, si è fatto un po' l'idea, sei anche dentro, ci hai dato una mano con il blog, insomma, tante altre cose. Se tu dovessi guardare in giro, anche perché io poi alle volte mi piace essere anche un po' provocatore, secondo te questo distacco dei giovani dalla politica, da un lato sicuramente, vabbè, può avere motivazione culturale, avrà mille determinanti, insomma, anche diventare grandi, crescere, ma può essere un po' motivato, credo che sia comunque un distacco che non è limitato al mondo dei giovani. C'è tanta gente, noi abbiamo storicamente anche dei picchi per quanto riguarda l'astensionismo, cioè il disinteresse alla politica, anche se vogliamo poi l'affermarsi di alcune forze populiste come il Movimento 5 Stelle, piuttosto che l'affermarsi ciclicamente ormai dai tempi di Mani Pulite, prima con la Lega, adesso col Movimento, cioè comunque di avere questi cicli di populismi che ritornano sostanzialmente e denotano una certa insoddisfazione per l'offerta politica. Quindi non so se è una domanda un po' rognosa, ma secondo te sono i giovani che non si interessano abbastanza della politica o è la politica che non è abbastanza interessante e c'è una scarsità di offerta? Cioè, vale la pena, giustamente tu sei andato a votare e magari questo ti fa onore, ma
secondo te può essere comprensibile capire quei tanti giovani che magari dicono: ma boh, io non posso incidere, l'offerta politica è qualcosa di sostanzialmente, non dico che è un duopolio, comunque qualcosa di chiuso, e visto che non serve a niente che io vada a votare come interessi, magari mi sto in disparte. Tu come la vedi? No, la domanda non è rognosa, anzi, forse è meglio perché così diamo un'impronta forte. Diciamo che è un pochettino una profezia autoavverante, nel senso che ci siamo così tante volte sentiti dire non si può fare niente, non avete futuro, la politica sono tutti uguali, cose di questo tipo, che alla fine ci crediamo anche noi. Ok, quindi c'è proprio questo ciclo costante. Più ci crediamo, più quelli che vengono dopo di noi ci credono ancora di più. E quindi di conseguenza, alla radice, bisogna far capire che non sono tutti uguali. Ok, certo, lo scenario è molto desolante, lo sappiamo bene, però allo stesso modo, sicuramente non ne usciremo diventando disinteressati alla vita pubblica. Anzi, penso che i giovani hanno la possibilità, no, di cercare di farsi sentire. Allo stesso modo, però, anche la politica molto spesso tende a non parlare ai giovani, tranne qualche bonus vario tra 18 app, lettere e quant'altro. Quelle Grande. sono le cose. Allora, lo scopo di questa prima puntata è buttare un po' di carne al fuoco, per cui poi magari ci torneremo, ci faremo altre chiacchierate. Quindi magari potremmo andare verso la fase finale, un po' di conclusiva della puntata, cercando di andare più magari un po' al discorso della finanza personale. Un'ultimissima domanda prima di arrivarci. Un'altra delle cose che si dice in giro è che in realtà i giovani sono in qualche modo disinteressati magari dalla politica fatta dei partiti piuttosto che, però seguono l'associazionismo, vanno in piazza con Greta Thunberg a protestare per il climate change, si impegnano nel sociale più che nella politica. Tu, insomma, anche da un osservatore, diciamo, magari oltre che di scuola superiore, anche geograficamente legato, insomma, al Sud Italia. Tu sei nella provincia di Napoli, giusto? Come osservatore particolare, come vedi i giovani, i tuoi compagni, quello che tu ti vedi in giro, sono interessati, sono impegnati nel sociale, fanno volontariato, oppure anche questo è un altro luogo comune che leggiamo sui giornali che magari non trova conferma nell'evidenza aneddotica che hai? Secondo me è interessante vedere questo dualismo, perché quando si parla, non lo so, del mese del Pride o comunque dell'ambiente, i giovani sono sempre molto presi, quando si parla di politica quasi zero. Io ho cercato, ovviamente, non so se questa è la risposta, però ho cercato anche di farmi una mia idea e credo che sia perché la comunicazione è diversa, nel senso che i giovani vedono la politica come un qualcosa di complicato e senza futuro, mentre vedono appunto lottare per i diritti LGBTQ oppure lottare per l'ambiente come un qualcosa con una via di effettivo successo, con possibilità di successo, ma soprattutto con una comunicazione molto diversa anche a livello social, cioè si parla proprio ai giovani. Molto spesso e cioè, si sentono importanti i giovani in quelle battaglie perché c'è un noi contro loro, le persone magari più anziane che queste battaglie non le combattono e anzi magari ci combattono contro, ecco. E quindi si crea questo noi contro loro, se non lo facciamo noi, chi lo fa? Invece nella politica c'è uno scaricabarile costante, non lo facciamo noi, ma lo fanno quelli più anziani di noi. Con danni differenti, diciamo, anche perché poi non c'è rappresentanza effettiva di giovani, quanta meno rappresentanza effettiva di giovani c'è, tanto meno la politica si interessa ai giovani, tanto meno rappresentanza dei giovani, e quindi ritorniamo al discorso di prima.
Dai, allora io penso che noi più che dare risposte o diciamo raccontare alla gente le simpatiche cose che abbiamo in testa, dovremmo provocare anche un po' di dibattito, no? Per cui io intanto, oltre che a mettere like al video, iscrivervi al canale, per chi ha voglia iscriversi all'associazione, inviterei chi guarda questo video a fare delle domande, perché in realtà questo vuole essere anche diciamo uno stimolo nei confronti, ripeto, di qualcosa che è attuale, di cui non si parla tanto, non si parla del confronto tra generazioni, non si parla dell'orientamento nei confronti dei giovani e di questo dialogo. Se tu dovessi fare due o tre domande ai ragazzi che ci guardano, due domande ai giovani e due domande ai diversamente giovani e ai meno giovani, che cosa vogliamo chiedergli? E vediamo che cosa ci risponderanno nei commenti e poi qualcuno lo invitiamo a parlare. Cerchiamo, diciamo, di innescare, insomma, un dialogo costruttivo, no? Per cui il mondo dei media è fatto di troppa gente che ci vuole convincere delle sue opinioni, delle sue prese di posizione ideologiche, politiche, e in realtà, diciamo, magari la conoscenza avanza per domande e per confutazioni, no? Quindi facciamo due domande ai giovani e due domande agli anziani. Tu che cosa gli chiederesti? Una cosa che voglio dire in generale al mondo dei giovani che seguono Liberi Oltre è che questa rubrica è fatta per noi, ok? Quindi è una rubrica che cerca di parlare dei nostri problemi, cerca di riunire anche opinioni diverse, perché poi nella sezione commenti si può parlare tranquillamente, quindi è un'opportunità. E due domande da fare ai giovani. Ecco, quali sono? Secondo voi, tra l'altro mi sento di un distacco, Poi quali sono? risponderai anche, puoi rispondere pure, faremo magari qualche diretta Twitch, insomma, vediamo anche qualcosa di più interattivo, delle live. Intanto lanciamo il SAS e poi vediamo se si fanno le onde nello stagno. Quali sono, secondo voi, i maggiori problemi dei giovani e quali sono, secondo voi, le soluzioni a questi problemi? Per quanto riguarda invece gli anziani, direi questa forse c'è effettivo interesse per quanto riguarda i problemi dei giovani, cioè sentite attorno a voi, nelle persone della vostra stessa fascia di età, che si parla di giovani, che si parla di nuove generazioni. E poi, secondo voi c'è possibilità politica di mettere al centro anche un pochettino il futuro di questo paese, perché diciamo che nell'ultimo periodo stiamo andando un po' giorno per giorno. Quindi questo. Dai, noi diciamo il sasso abbiamo lanciato. Ultimo, ma non per importanza, visto che come ci siamo detti, tra gli obiettivi c'è cioè, insomma il confronto, ma c'è anche un pochino di orientamento di divulgazione. Io una roba che diciamo sento un po' vicina alle mie diciamo corde gastriche quando passeggio per Milano, ci sono queste un grosso battage pubblicitario nei confronti delle piattaforme per lo scambio delle criptovalute. Ce n'è una su cui io ho fatto tra l'altro anche un video di debunking e sul quale penso di intervenire, che ha un'immagine cioè, che è clamorosa, c'è il disegno di una banconota, c'è scritto questi 25 euro non valgono niente, i veri 25 euro e c'è una roba cripto sotto, cioè è una cosa che personalmente mi percepisco come fuori dalla grazia di Dio, però sarà diciamo, anche la previdenza, anche perché magari i discorsi previdenziali, finanziari sui giovani se ne fanno pochi e anche di educazione finanziaria e andrebbero fatti. E una delle cose che vogliamo fare in questa rubrica è anche un po' di orientamento e divulgazione. Che tu sappia questo discorso, è vero che diciamo c'è questa frenesia per le cripto, questo gioco d'azzardo, insomma, o anche questi sono degli stereotipi, li vedi in giro, tu hai un wallet di criptovalute, ci sono i tuoi amici che comprano e vendono Bitcoin, oppure no? Diciamo che parlando di giovani, su questo tema allargherò un pochettino la mia via sui giovani, quindi dai 35 in giù, diciamo. Il mondo Bitcoin ha fatto anche molto marketing sui giovani, ok? Quindi questa è la moneta del futuro che va contro le grandi banche di quelli di cui sopra che ci stanno, quindi c'è molto questa idea. A livello di
giovani che effettivamente si interessano al mondo cripto se ne interessano veramente più come scommessa piuttosto che come effettivo investimento, ok? Non c'è una forte, e questo forse vale in generale per il mondo del Bitcoin, non solo per il mondo Bitcoin giovanile. Diciamo, non c'è una forte formazione, ma è più visto proprio come un scommettere oppure un fidarsi di chi ti vende, ok, quest'idea del Bitcoin che crescerà sempre, Bitcoin che sarà la moneta del futuro e quant'altro. Quindi, secondo me, fare un'opera di informazione in generale su Bitcoin, ma anche sulla finanza personale, è importantissimo. Perché una cosa che ho fortemente combattuto anche a scuola mia è quella di creare progetti di informazione per la finanza personale dei ragazzi. Perché che tu finisca a fare l'avvocato, tu finisca a fare il medico, o lo spazzino, o il calciatore, la finanza personale ti interessa. E il fatto che non se ne parli totalmente, o che non si parli proprio di concetti base della gestione del denaro a scuola, secondo me è pericoloso, è semplicemente pericoloso perché ti fa cadere in trappole di questo tipo, perché con dei concetti base capiresti che quei 25 euro, come quel sito diceva, valgono quei 25 dollari e non è lo schema cripto. Quindi Quindi diciamo, abbiamo lanciato anche quest'amo e io direi per oggi, insomma, magari come pilota ci potremmo fermare. E questo è Next Generation e parliamo ai giovani, ma non solo ai giovani, e cerchiamo di creare anche, insomma, qualche spunto di riflessione in merito a quelle che possono essere, da un lato, le prospettive che collegano un po', le relazioni fra le diverse generazioni, perché come abbiamo detto, sostanzialmente ci sono le generazioni degli anziani che assorbono risorse, se vogliamo le rubano al futuro, i giovani che in realtà poi se vanno via distruggono la base demografica e minano la sostenibilità, insomma, ci sono tanti discorsi un po' complicati, ma tante cose interessanti di cui parlare, dove ci piacerebbe coinvolgere chi ci guarda, Liberi Oltre anche a un canale Twitch, insomma, un bel programma di live, quindi magari lanciamo questo primo amo, vediamo insomma se la cosa evolverà adesso anche nelle live, e poi parlare un pochino di, come avevo detto, orientamento e finanza personale. Insomma, io direi che questo è quanto. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa in conclusione, altrimenti salutiamo. magari un richiamo appunto a giovani e anche diversamente giovani che si vogliono interessare dei problemi dei giovani, che è bellissimo. Forza, coraggio, li affronteremo pian piano, ne parleremo pian piano e speriamo non di dare soluzioni certe, perché poi è difficilissimo, però di iniziare un dialogo e di aiutare delle persone, che è la cosa più importante. Fantastico. Grazie a tutti, grazie Antonio, grazie Giovanni. Ci vediamo su Liberi Oltre. Mettete like, iscrivetevi al canale e se avete voglia iscrivetevi anche all'associazione. Arrivederci.